tutti ragazzi e ragazze, e benvenuti in questo nuovo video. Mi scuso per la luce, perché lo so, è veramente pessima. Spero che riuscite a vedere il contenuto e non me, perché interessa più il contenuto che a me. Allora, oggi, come leggete dal titolo, è l'update della mia collezione manga e si sta veramente ingrandendo. A fine mese uscirà anche gli acquisti del mese di novembre. Quindi ci saranno anche quelli, ma ancora non ci sono. Allora, iniziamo. Questa è la serie completa di Sugar Sugar Run. Allora, nel scorso video, che se vi interessa vi lascio giù nell'info box, non avevo l'otto, questo qua. Questo qui. Però sono riuscita a recuperarlo finalmente dopo anni e anni che lo cercavo alle fiere, dappertutto. Sulla fumetteria del mio paese l'ho trovato e c'è all'acquisto di mese di ottobre, che vi lascio anche quello nell'info box, il video. Allora, questa è la serie completa. Me la metto più vicino. A me mi piace da impazzire. Vi faccio vedere i disegni, sono veramente bellissimi. Allora, vi dico un po' la storia. Praticamente sono queste due, Socola e Vanilla, che sono delle streghette che vengono inviate sulla Terra per fare un apprendistato per diventare la regina del loro paese. E praticamente imparano a convivere con gli umani, avranno delle sfide, delle cose che poi più avanti, non vi spoilerò più altro. Se vi devo dire manga o anime, perché di questo c'è l'anime, io vi consiglio il manga, assolutamente. Per carità, l'anime è bello, perché è bello, però cioè non ha lo stesso finale, non ha le particolari cose che c'ha il manga. E niente, il manga è più dettagliato, c'ha parecchie più cose. E a me è piaciuto parecchio il manga. E se ve lo devo consigliare, preferisco consigliarvi il manga che l'anime, decisamente. Poi andiamo avanti. Scusate per questa inquadratura che prendo la roba qua. Ho tre fumetti basta di Naruto. Ho il 66, l'ultimo capitolo, e Naruto Extra. Questi li ho presi tutti in edicola. Non li ho letti perché non li voglio leggere. Cerco di recuperarli ora tutti, dal primo al 72. Senza il 72 e il 66, per leggere alla fine. Però sappiamo che Naruto è Naruto e non c'è niente da fare. Questi sono i disegni di Naruto. Questo dovrebbe essere lo Shippuden e questo è Naruto Extra. E teoricamente Naruto Extra dovrebbe parlare della storia c'è voluto e un po' di cose. Ah, questa qui ho capito, è una puntata di Boruto che ho letto che ho visto più che altro, perché leggere è uscito adesso il manga, quindi non lo leggi, che parla di Sarada, la figlia di Sasuke e Sakura. Poi ho questo qua, questo pezzo qua, che è non il pezzo più forte, ma diciamo questo pezzo qua è la collezione di Dragon Ball, la Deluxe, però è la collezione del 2001, che è questa qui, e i disegni sono tipo bellissimi, sono i classici disegni, perché sono i disegni di tutti i Dragon Ball. In fin dei conti è lo stesso disegnatore, Akira Toriyama, però c'è un certo stacco, cioè si vede anche dalla carta che è più vecchia, diciamo, perché giustamente è il 2001. Però costava ancora 6.000 lire. Dragon Ball sappiamo tutti la storia, ho la collezione completa della versione deluxe del 2001. Ora non vi sto a farli vedere uno a uno,
Cioè, sul vecchio video non aveva alcuni numeri, ma li ho recuperati tutti. Questa è la collezione. Che ora me la appoggio. Adesso qua. Poi vedremo dove metterla. Tanto vi fa compagnia. Poi ho, vabbè, Batman, Arkham Asylum. Questo l'avete visto anche nel video degli acquisti. E Parà del Joker. Non c'è niente da dire. I disegni ve li faccio vedere, ma sono tipo spettacolari. Questo non è un fumetto manga, ma è un comic. Comics, comic. È americano, ma come non potevo non prendere il Joker. Poi, sempre di Dragon Ball, ho un unico fumetto, questo qui, dell'edizione italiana. È il numero 60 del 1997, quindi andiamo ancora più indietro. I disegni, vabbè, sono sempre uguali, cambia niente. Però sono tipo finissimi. E niente, questo è Dragon Ball normale. Poi ho un'altra piccola collezione, sempre di Dragon Ball, con solo pochi volumi. Sempre di Akira Toriyama, che è questo qui, si chiama Dragon Ball New. I disegni sono sempre gli stessi, non cambiano più di tanto. E questo è del 2002. Questa serie qui, e questa qui, non credo di recuperarli, cioè sono vecchi, sono di quando ero piccola. Però non penso di recuperarli perché in fin dei conti, cioè, c'ho già quest'altra serie completa e la storia è sempre la stessa. Questi l'avevo insieme a questi e questi, come dissi nel video vecchio, me l'aveva praticamente regalati, comprati, non mi ricordo bene, la mia amica ce l'aveva e me l'aveva dati. Però di questa sera ho voluto recuperare i fumetti che mi mancavano, così avevo la serie completa e me ne mancavano pochissimi. Questi invece me ne mancano tanti, cioè questa dovrei farla proprio tutta e non avrebbe senso, tanto la storia è sempre la stessa. Poi c'ho la serie questa qui, della Green Heaven, si chiama, cosa del genere. C'ho solo pochi numeri, non ne ho tanti. La Evergreen Edition, non so se la recupererò. Potrei pensarci giusto perché fa la scritta, ma ripeto, non avrebbe senso nemmeno di quell'altro. E poi dopo c'ho la Perfect Edition, solo alcuni numeri, sono pesissimi, questi qui, perché l'avevo preso, iniziato a prendere quando ero piccola. Però boh, forse questi la recupero, forse questa sì, va. Questa la recupero solo per un motivo molto valido, perché è la Perfect Edition, cioè averla comunque sì, è un ricordo di quando ero bambina che le compravo in edicola, figurate. Non so più dove mettermeli, li metterò qui piano piano. Poi ho fumetti randomici presi a caso. Ho questo qui, The Rayman volume 7, lo comprai alla bancarella e lo pagai 50 centesimi. Non l'ho mai letto, non ve lo so dire. Dai disegni sembrerebbe non male, se sono fatti bene. Però se vi devo dire cosa va, qui c'è Naruto Card Game. Che cos'è, perché lo è, non ve lo so dire proprio niente, non c'è manco la trama. Boh, non ve lo so dire. Questo è del 2007. Se qualcuno sa di che tratta, me lo dica giù nei commenti, che forse riusciremo a recuperarlo. Poi, La stirpe delle tenebre, sempre presa dalla bancarella, me l'ha mangiato il cane. Molto gentile.
Questa qui è del 2004. I disegni sembrerebbero carini. Volevo pensare di recuperarla questa, però dovrei recuperare anche questo numero perché io posso averlo se. Potrei pensare di recuperarlo perché i disegni mi piacciono. La storia non so di che tratta. Questo qui assomiglia a quello delle Miu Miu. E lo dico io. Poi c'ho Naruto Kizuna, la parte il libro della terra. Devo recuperare anche l'altra parte dove se li mette insieme e fa la faccia. E sono questi qui. Non sono manga da leggere questi. Questi qui praticamente sarebbero solo. Fanno vedere solo spezzoni dei film. Chi è tipo Idan. Sasuke Uchika, Sasuke, però è carina da tenere. Poi, e qui cade tutto, me lo sento. Poi, il libro delle Witch, questo non è un fumetto, non so perché è qua, perché è scritto. Io l'avevo comprato su Facebook da una ragazza che mi disse che era un fumetto, ma non lo è, ho detto c'è cioè, il fumetto delle Witch. Perché da piccola avevo il librone, era alto così, grande, mi sembra che era alto così, tipo una cosa del genere, delle Witch, era bellissimo, non lo riesco più a trovare, non lo riesco a trovare nemmeno su internet, io non so che fine ha fatto, ma era tipo bellissimo, volevo recuperarlo perché se non lo trovavo lo recuperavo, nemmeno su internet, ora sentirò sulla fumetteria del mio paese se ce l'hanno. O se lo riescono a trovare, comunque sia. Poi c'ho Dragon Ball Super volume 3. Non l'ho letto assolutamente perché voglio prima ripiegare anche l'1 e il 2. L'ho comprato sulla fumetteria. E questi sono i disegni. Comunque sia, questo lo recupero e faccio tutta la serie perché non è il solito Dragon Ball. Cioè, è un'altra storia, però toccherebbe vedere. Poi c'ho il libro dell'Attacco dei Giganti, lo comprai in edicola, questo è il libro, non so se c'ha disegni, comunque sia sì, questo qua non è un manga però, La scienza immaginaria dell'Attacco dei Giganti, dovrei leggerlo. Perché i giovani vengono al sud, l'umanità riuscirà a sconfiggerli, se sì, in che modo? Quanto è rischioso affrontare con l'attrezzatura per il movimento tridimensionale? Come sono state costruite le cinte mammarie? La risposta a queste e molte altre domande in un volume unico che esplora i misteri del grande successo manga di Hajime Yasayama. Perfetto. Dovrei leggerlo. Allora, Attacco dei Giganti. Io ho visto l'anime, è bellissimo. Ho visto anche quell'altro. Cioè, ho iniziato a vedere, non ho ancora finito. L'attacco dei giganti, quello che c'è ai bambini nella scuola. Ora non mi ricordo come si chiama. Mi sembra sempre l'attacco dei giganti. E è consigliatissimo. Io l'ho adorato. A me piace da morire. Poi, dopo il libro di Naruto, La battaglia al villaggio della cascata, mi dirai: ma perché non è un manga? Perché hai fatto vedere anche i libri? Perché erano qua, dalla collezione. Adesso si vede che è proprio della puntata. E poi perché comunque sia tratta sempre degli anime, comunque sia. Poi dopo ciò, il manga di Kingdom Hearts, questo qua. Allora, questo gli lascio un mondo proprio. È tipo bellissimo. I disegni sono tipo fantastici. L'adoro. Non c'è che dire. Allora, che vi dico? Io Kingdom Hearts lo amo. C'ho i giochi per il Nintendo DS, per la PS3, per la PS4. Io tipo l'adoro. Infatti devo recuperare i fumetti. Quando ho scoperto che c'erano i fumetti dei Kingdom Hearts, l'ho visto in edicola, infatti mo li recupero perché ho notato che la fumetteria del mio paese ce li ha, quindi si prende. Allora, la storia vi dico solo adesso è solo, ma deve trovare la forza per combattere l'organizzazione X.
13, sembra che si dice, e riportare la pace nei mondi. L'ultimo avvincente capitolo della saga che ha stregato milioni di giocatori e lettori in tutto il mondo. Allora, una storia precisa non c'è, perché per ogni gioco è una storia differente e spesso è intrecciatissimo, tipo sui giochi della 3 prima dovresti giocare ai giochi del Nintendo, per poi giocare al gioco della 3, per poi giocare al gioco della 4, per gioco della 4 invece devi tornare al gioco della PSP. È un casino. La storia non è molto chiara. Comunque sia, c'è lui, questo qui che sarebbe Sora, acqua e terra, ho sbagliato. E loro sono Paperino, Pippo e c'è anche Topolino, che Topolino è il re del mondo della magia, praticamente. Ci sono gli Earthless, e che loro devono praticamente sconfiggere questi Earthless e vanno sui mondi dei cartoni animati praticamente. Ha anche una storia a parte loro, che non mi ricordo di preciso. Io adesso stavo giocando solo sul mondo dei. Perfetto, è caduto qualcosa. No, no, mi è caduto il fumetto di Batman. Non si può, non si può. E niente, praticamente io ve lo consiglio di andare a vedere assolutamente, di giocarci assolutamente. Poi, mi sto recuperando tutta, cioè ancora c'è 4 volumi, la serie di Black Blatter. C'è niente da dire, da fare. Questo, secondo me, è il fumetto, scusate, fumetto manga più bello che esista al mondo. Allora, vi leggo la trama dietro. Benvenuti nella residenza del casato Phantomhive, le cui mura costituiscono, sì, costituiscono, no. Le mura custodiscono più misteri di quanto si possa immaginare. Fatevi avvolgere da atmosfere eleganti come il velluto, lasciatevi inquietare da segreti sepolti nel passato e dalle tenebre che avvolgono il rapporto a sia il Phantomhive e il flemmatico metodico impeccabile Sebastian. Allora, Sebastian è lui, è un demone. E lui, questi sono i disegni. Praticamente c'è Ciel, che è questo ragazzino qua, che praticamente rimane l'unico vivo su un incendio e cerca la vendetta. La vendetta praticamente chiama il demone, che è lui, che si trasforma praticamente con la faccia di il babbo di Ciel, perché lui vuole così, e lo praticamente fa vendetta. Quando lui ingrana, quando lui soddisfa praticamente la sua vendetta, l'ho detto 50 volte, Sebastian potrà mangiarci la sua anima. Cosa che non accadrà mai, perché alla fine lui diventerà un demone per vari motivi e lui dovrà servirlo a vita. A parte quello, poverino, gli va a sfiga. Non cadere. Poi ho la serie come per ultima cosa, perché è il pezzo più forte. Allora, non ve lo. Sì, ve lo sto a far vedere, dai. Ho la serie dall'1 al 47, questo è l'1, dall'1 al, questo è l'1, che genio, dall'1 al 20, questa parte qua, di One Piece, la edizione quella praticamente che trovavi col Corriere della Sera. Ho deciso di recuperare questa, la serie, cioè la facevo in edicola. One Piece lo conosciamo tutti e secondo me ha sentaglio. Ha tagliasse, ora di finirla perché non se ne può più. C'è chi dice che no, che è bella così perché deve durare, ma secondo me è ora che, cioè, finisce. È ora che il trovano sto cavolo di One Piece, perché se no si fa notte. Ma perché a un certo punto non puoi durare una serie così tanto. Alla fine ti va noia, non lo vede nessuno, secondo me.
Però c'è chi ancora se la guarda e io avevo deciso di recuperarle, questa è la serie, quella della Gazzetta dello Sport, questi sono i disegni, però a un certo punto l'ho interrotta, perché non finiva più. Ho detto basta, non mica posso buttare, non so quanti euro, 5 euro su un fumetto che non finisce più, 5 euro li butto su un altro fumetto. E poi c'è questa qui che è quella infinita e sempre di One Piece, cioè io ve la faccio vedere ora, è alta più o meno così e finisce qua giù. E questa è praticamente, ora la faccio vedere così, al contrario. Ciao Nini, ma che cavolo faccio? Allora, questa è l'ultimo volume che ho preso, il... No, questo è il 21, quanto so, berra. Questo qua giù è il 47. E niente. Ho preso tutta la collezione e poi ho detto basta, non più più. E niente, praticamente ora vi faccio vedere la mia situazione. Qui c'è la mia sorella, ciao. Questa è la situazione di tutti i fumetti che ho. E qua c'è tutto il mondo di fumetti, almeno non fatto vedere, perché a parte il casino, perché è veramente assurdo per tirare fuori tutta sti fumetti dalla libreria che c'ho in camera. Ho fatto tutto un casino, ho tirato fuori bacinelle, tutto per portarli qua, che è veramente assurdo. È venuto tipo 22 minuti di video, ma niente. E niente, spero che il video vi piaccia, che vi sia piaciuto, che vi sia ritornato utile sui fumetti che io giustamente che vi posso consigliare. E niente, spero che il video vi piaccia e al prossimo. Ciao! Scusate ragazzi, anche con questa tenuta molto... Pensavo di aver finito il video, ma mi sono ricordata di non aver fatto vedere una cosa importante. Non vi ho fatto vedere loro. C'ho la serie completa anche di Another, che è questo qui praticamente. Ve ne ho parlato sul video acquisti, non l'ho letto, quindi non vi so dire se è bello, se è brutto, se è valido, se non è valido. Questi sono i disegni, ancora non l'ho letto, quindi semmai vi farò un video dove ve ne parlo. E poi ho due fumetti, che questo non ve l'ho fatto vedere sul video di acquisti perché lo stava leggendo Alessandro, sì, mio cognato, e praticamente è questo qua. I disegni sono questi, è Radiant. Io non l'ho letto ancora. È una serie di 3 volumi della Manga Senpai. Non è di 3 volumi. Sei sicura? Sta uscendo adesso. Ah, io ero convinta che avete i volumi. Ciao Nini. Allora, dalla regia mi suggeriscono che non è di 3 volumi. E io ero convinta di sì. Ma ok. Cioè, sto cercando di vedere se c'è una trama, ma la leggo. Quindi non la trovo, non ve lo so dire. I disegni sono questi. E niente. Allora, leggerò anche questi due. Ok? In settimana devo andare a prendere anche il terzo, mi sembra di sì, mi deve arrivare il messaggio, comunque si appena arriva, così mi leggo l'1, il 2 e il 3 e vi faccio il video che recensisco, vi parlo di Radiant e di Another. E niente, ora stacco perché sennò viene lunghissimo, già è venuto lunghissimo. E niente, ciao!